La donna più alta e la più forte del mondo! Un boccale di birra chi le batterà! Dov'è Bigzon? Ecco chi ci vuole! Lui le rompe il braccio in due pezzi! Bigzon, vieni! Vogliono te! C'è Bigzon! Chiamate gli speciali! Chiamate il chirurgo per la vostra gigantessa! Coraggio! Non è cannibale! Chi altro? Giuliano Gemma e Ursula Anders в екшен комедията Safari Express. Изморих се. Маймунът ми тежи. Жилой квартал. Странное ощущение. Кеса. Lui! Oh! Cosa sei cansato? È un bugiardo, ufficiale. È un bugiardo, lo sai perché? E po' qua? Pur qua sono stati io. Cosa? Merda, no! Guardalo! Un momento, ma che caspita? Ma sta sempre nervoso questo. La caserma, il signorino ha accumulato i reati di lesa maestà, insurrezione, incendio e devastamento con omicidio, per cui me lo sono levato da torno lo stesso e la reputazione è salva. Beh, certo, caro Conte Ottavio, quando si può evitare uno scandalo, vogliamo eseguire. E il terzo? Ah, già, manca il terzo. Lupus in fabula, eccolo che arriva. È Gaetano. Io. E che erano di Pasqua? I maestri a scuola domanderanno come si chiamava la madre di Nerone, perché se io non fossi Nerone a nessuno gliene fregherebbe niente di sapere come si chiamava la madre del figlio di Agrippina. È matto. Io v'ho fatto l'onore a tutti quanti voi di avervi scritturato nella mia compagnia dei burattini. Tigellino, fa un passo avanti. Io non ti assumerò. Aspetto. Ecco, è uno. Oh, che bravo. E il secondo? Scalzo. Oh, bello. Levata cazzarola. Che cazzo? A cazzarola, gnernognerno. Levata cazzarola. A cazzarola, gnernognerno. Se non ti vuoi levare, io non ti assumerò. No. Se non ti vuoi levare, io non ti assumerò. Sì. Ah, sì? Sì. Che la cazzarola. Sempronia. Belle pupe. A noi, Mi piacerebbe venire a Roma con noi? E beh, io direi proprio di no. Pure io. E io direi di sì. E perché no? Sembra un contraddio. Scusa tanto, sa. Un momentino che ci rifacciamo il trucco e poi... Dove andate? Fatelo qui. Sì? Sì. Oh. Una toccatina, come si dice. Poi c'è un ventaccio oggi. Scusa. Un momentino, Sì, un momento solo. Sbrigatevi. Nei tuoi occhi vedo il dolore. È colpa mia. Sì. Allora dimentica Mombrage. Dimentica tutto quello che ho detto. Credi davvero che sia possibile?
Speravo di non combattere più. Troppe volte il mio cuore è stato ucciso. Non potrò mai più essere come allora. In me non c'è più la forza o il desiderio di altro. Allez. Oui. Si ta vie est longue, il n'y aura partout le monde nul meilleur chevalier que toi. C'est ainsi que je pense et crois. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Stampato. In quanto questo, ebbi le mie ragioni, è vero? È vero, e che ragioni forti! Le quali sono se non è tua per via l'indigenza tua! Ma è giusto, cielo, le che io ti trovassi per fare sue le mie vendette! E via siate più ragionevole! Mi pare ci vento costello! Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo! E salvo il vero! Via, dille un poco! Che torna tu, Alexandros! Κανείς δεν ξέρει από πού ήρθε! Παιδί, βρέθηκε να τριγυρνάει στους λόφους! Και θα το ρώτησα πώς το λένε, είπε Αλέξανδρο! Και κανείς δεν έμαθε γι' αυτό! Τι είπα, dov'è la mia padrona? Sta facendo la zuppa con il cavaliere. La zuppa? La zuppa nel vino. E adesso vogliono due uova. Ma è una scusa per mandarmi via. Senti un po' tu. Prima di dire che è una scusa per mandarti via, devi averli visti, no? Tu li hai visti? No. Mica li hai visti? Allora perché dici che è una scusa per mandarti via? Vai. Di qua. Loro sono di qua. Le uova sono di qua. Beota. Due uova. Come le vuoi? So del tegamino come volete, ma in fretta, subito. Sono pronte. Perché? Карой, помнишь, о чем мы говорили? Comment exprimer par les mots la laideur de cette malheureuse? Sa difformité et ses souffrances pesaient de leur sinistre présence sur ce haut lieu de la stupidité militaire, où les exercices trompaient le... Vai, vai, per la tua via senza ritorno. Troppo semplicemente, Clarence. Io ti voglio tanto bene che non resisto alla voglia di spedirti in cielo, seppure il cielo vorrà accettare doni dalle nostre mani.